È molto appagante per me, comunque alla fine faccio il musicista, l'ho detto miliardi di volte, e è importante sapere che loro mi apprezzano per la musica e non per la camicia, che ne so. Senti, ma c'è qualcuno di più grande che magari ti ha seguito, ti ha visto in televisione e ha detto: ma sai che questo non dice stupidaggini, è un ragazzo intelligente, quindi magari dopo hai imparato a conoscere la tua musica? E sai, i giovani sono stati un biglietto da visita per i genitori tante volte, no? Tanti genitori che magari compravano il disco al figlio e poi hanno scoperto che gli piaceva pure loro, no? Quindi adesso vengono comunque direttamente, no? Anche questa esperienza che ho fatto in televisione mi ha portato molto a un pubblico di persone più grandi e insomma sono tutte cose comunque a cui devo dire grazie, e soprattutto sono state delle scelte mirate, no? Il fatto comunque anche di far crescere i ragazzi. Mi piace il fatto che ci siano ancora i ragazzi molto giovani, no? Perché è tutta gente che poi ti porti dietro che cresce con te, insomma. È bello. Senti, tornerai a The Voice? Possiamo già chiederti, non lo sai? Guarda, non so ancora se rifaranno il programma, perché ancora non se ne è parlato, ma no, nel senso, io no. Comunque voglio concentrarmi a fare la musica, lo so ragazzi, voglio fare il musicista, voglio fare la televisione bella, se no... Ci metteranno qualcuno di bravissimo sicuro. Ma tu sei tu con la tua caratteristica che spacchi. Secondo me anche la Raffa alla fine un po'. È stata una bella partnership con la Raffa. La Raffa un po' si è innamorata, alla fine di. Potrebbe essere sua nonna, con tutto il rispetto, però insomma. No, è grande, la Raffa spacca. Senti, in canzoni come Cult parli anche di robe molto serie, cioè quando dici che fai a botte con qualcuno e ti riprendono a voce ma non con la webcam, no? Adesso si usa anche tanto, fai un filmato di una roba brutta e nessuno che invece magari interrompe o registra. Quanto sei sensibile alle cose che succedono anche di attualità? Ma mi fanno un po' incazzare, ti dico la verità, no? Quando vedo quei video delle ragazze che sono pure, non so, sono dei video dove magari più ragazze, addirittura oggi le ragazze, non sono i maschi, no? Rompono le palle a una ragazza e i maschi li prendono col cellulare, cioè mi verrebbe voglia veramente di prendermi a schiaffi tutti e dire: scusa, ma vai a dividermi, non lo so. Però purtroppo questo è un po' quello di cui parlano, il fatto che adesso il cellulare sta un po' dando la testa alla gente, quindi non so, una volta è caduto un ragazzo in moto, mi sono fermato a soccorrerlo e c'era la gente che faceva i video, perché cioè dico: cazzo, c'è uno per terra con l'ambulanza, chiama l'ambulanza anche tu, non so, vieni anche, cioè, fai qualcosa, non metterti a fare il video, no? E in realtà penso che non sia cattiveria quella, penso che sia essere ingenui, no? Cioè sei innocuo però ti comporti da stupido, non lo fai apposta in realtà, perché poi in realtà se li riprendi appunto a voce lo capiscono, no? I giovani comunque non sono stupidi. Una volta era così, gli adulti intervenivano, sì, perché c'era l'adulto, bravo, no? Due pacche e ti dicevano: non farlo più. Prendevi anche due schiaffi. Oggi guai, oggi se vi dispiace a una mamma che dà un buffetto al figlio chiamano il telefono azzurro, no? Insomma, boh, si è un po' rammollito il mondo. Perché prima l'abbiamo chiesto, ce ne sono tante che non ci sono più e tante che magari molti di loro non hanno mai visto. Cosa ti manca di tutte quelle? Ne hai messe dentro una montagna, parli di musica degli anni 90, che parli senso, quali cose non ho messo in caldo, quali riferimenti? Sì, tutto quello. Bella che hai domanda, scritto, ce n'è una. Non ti proprio posso rispondere, non lo so. Sono impazzito per mettermi tutti, adesso mi chiedi cosa ho lasciato fuori. Ne hai messo 100.000, ho messo tutte le cose che meno male mi rappresentano. Dragon Ball non ho messo, questo mi dà un po'. Volevo fare il figo, quindi ho messo l'internazionale. Ma non mi meglio con le rime e con gli inglesi. Vabbè. Fiorello, cioè la rima con Fiorello, una rima figa con Fiorello, è difficile. In che senso? Fare una rima con il nome di Fiorello. Dipende cosa vuoi dire, dai, non mi mettere... No, vabbè. Va. Non lo facciamo... Voi siete pronti a fare l'incontro, volete che io vada avanti, Però no, siete pronti. Dai, allora, facciamo un po' di firme, di cose, poi magari facciamo un'altra chiacchierata a metà, così per chi è arrivato dopo raccontiamo ancora qualcosa. Loro sono tutti dotati di album, tutti con l'album bello scartato. Vuoi lasciarmi questo? Ti va di andare giù intanto che... Ma grazie a te tesoro, c'è Gloria nell'alto dei cieli che ti aspetta. Sì, parti da qua, poi dopo sai. Vedi che bravo, io mi ascolto, è l'unico che mi...